La Potenza, il viaggio culturale dell'Associazione Le Muse di Reggio Calabria, che non a caso si trova in uno dei musei più importanti della Basilicata, il Museo Nazionale Archeologico. Siamo dunque nel centro storico di Potenza e questo è il Museo Archeologico Dino Adameste Anu, un museo importante perché è dedicato a un soprintendente che è stato anche un archeologo che tanto ha dato all'archeologia. All'interno tutta una serie di reperti e di corredi funerari che appartengono a tutta la Lucania e la Basilicata. Non resta che vedere quelli che sono i reperti conservati all'interno di questo prestigioso palazzo, dimora nobiliare del 600, poi venduta alla famiglia Loffredo successivamente e per anni sede del conservatorio, oggi di proprietà del comune di Potenza e sede del museo archeologico. Perché venne acquistato nel 1604 dai Loffredo. Poi nel 1800 divenne sede dell'intendenza della Basilicata, nel 1825 viene trasformato in Real Collegio e addirittura fu anche sede del Conservatorio di Musica, intitolato a Gesualdo da Venosa. Venosa. E ora è di proprietà del comune di Potenza, è stato restaurato e nel 2005 è stato dichiarato appunto Museo Archeologico Nazionale, dedicato a Dino Adameste Anu, che era un archeologo rumeno che fu il primo soprintendente della Calabria Ha dal fatto il lavoro di 64 scarpe e ha al buttato via 77, questo infatti faceva l'archeologo. Il museo dal 2014 è diventato un polo museale, quindi un'importanza insomma maggiore per la gestione dei beni culturali. Quindi questo museo, uscendo dal museo, noi abbiamo un completo quadro di quello che è il patrimonio archeologico di tutta la Basilicata, come quello di Reggio, tanto per intenderci, che era in effetti prima della Basilicata, cioè della Lucania e della Calabria all'inizio, quando fu fondato. E praticamente, come potete notare entrando, la disposizione sarà di tipo diciamo cronologico, partendo dal basso. Thank you.
Le scene rappresentavano il duello tra guerrieri armati alla maniera degli Ogliti ellenici, con elmo, scudo e lancia, seguite con briglie da cavallo con cui il condottiero si è recato sul luogo del combattimento. Vengono utilizzate fondazioni in pietra e decorati con terracotte architettoniche di derivazione metamorfica. Questo è quello che rimane da un punto di vista archeologico di questa zona, cioè di Serra del Vaglio, dell'abitato. Quello che voi vedete da questa parte invece è la necropoli. Allora, nella necropoli è stato trovato un defunto, il corpo, ricoperto da un cumulo di pietre in una cassa di legno collocata all'interno di una grande fossa. Venivano paragonate a quelle dei basileis, ovvero dei re, proprio per la tipologia funeraria, coperta di pietre su casse di legno. Allora, e che cosa era importante in queste tombe? L'ostentazione della ricchezza, e nelle sepolture maschili che femminili, la ricchezza di vasi di tipo greco, etrusco e campana, e solitamente vi erano abbinati oggetti, li troverete di là, da banchetto e ceramiche da mensa che provenivano dalla vicina Grecia. Ci troviamo all'interno del Museo Archeologico di Potenza, in una zona ricostruita, questo bellissimo arco che si rifà un po' all'arte etrusca, i versi di Orazio, nato in una cittadina vicino a Potenza, dove nelle satire al libro secondo scrive: il colono di Venoso ara i campi al confine tra la Puglia e la Lucania, qui insediato per antica tradizione, quando furono cacciati i Sanniti a presidio di terre sguarnite di Romani, affinché non avvenissero incursioni di nemici, sia che a scatenare la guerra fossero le genti della Puglia o quelle bellicose di Lucania. Quindi andiamo a vedere che cosa conserva questo bellissimo museo. Nella nuova organizzazione del territorio prendono piede le ville. Le ville altro non erano che residenze dei senatori e dei ricchi proprietari terrieri, grandi edifici di tipo residenziale, con ambienti termali, pareti affrescate e pavimenti a mosaico, con ambienti per la produzione dell'olio e della lana. E poi praticamente questa villa è il complesso più monumentale, è a Nova Siri. Nova Siri, quando noi siamo andati a Matera, siamo passati dal mare Policoro, dove ci sono i rallentamenti con i semafori, quando si va a Policoro, eccetera, per continuare, beh, quando siamo andati a Castellaneta, quella strada là. Sai che ti ricorda questo ingresso? Penso che te l'avevi ricordato, ti ricordi quando abbiamo la villa lì di Bona, quell'ingresso? Perché il mosaico ha la stessa ricostruzione del famoso mosaico di Bova, infatti è identico, perché si fa così con la tecnica dello strato. L'edificio era di 3.000 metri quadrati, la parte di rappresentanza aveva tablinium e poi aveva la sala da pranzo che era il tablinium, l'ambiente romano, poi c'erano fontane e ambienti termali. E poi vi erano delle antepisse a testa femminile. Le antepisse erano le soluzioni d'angolo che si mettevano nel soffitto, nella trapeazione, avevano delle forge di testa femminile. Poi dice che hanno trovato magazzini, un frantoio
e poi una fullonica. La fullonica è il laboratorio per lavorare la lana, tanto per intenderci. Poi c'era addirittura l'officina di un fabbro, delle fornici, e poi c'era vicino a questa villa un pagus. Un pagus era un villaggio, quindi erano sicuramente quelli che lavoravano presso la villa, ovvero la manodopera del fondo. Guardate che bello questo. Vedete che c'è tipo il nodo di Salomone, vedete che prima la plastica che dicevo prima il meandro, quello è eccolo qua, comunque a figure bianche e a figure nere. Opus a figure bianche e a figure nere. Quello che voi vedete è un rifacimento che è stato fatto di gusto neoclassico da un architetto che appartiene alla scuola del Vanvitelli. Quindi praticamente questo allievo del Vanvitelli gli diede questo chiaro gusto neoclassico per volere del vescovo Andrea Serrao.
che la cambiò da basilica romana a basilica neoclassica. Noi ora entreremo da questa scalinata, che è una scalinata a ventaglio, ma la prima cosa che vi deve stupire, e ora qui rimanete di stupo, è il portale, perché l'ha realizzato il professore Lingua dell'Accademia di Belle Arti Lettere, ed è simile al portale della Cattolica. Sono rifatti nel 1943 dopo i bombardamenti. I bombardamenti distrussero tutta la zona dell'altare maggiore, compresi i soffitti, che appunto subito dopo il 40 furono messi a nuovo. Ma per dare un'idea di quello che è il soffitto dell'edificio, è proprio praticamente questa bellissima partitura geometrica lignea che ci rende l'idea di quella che era la bellezza delle decorazioni di questo bellissimo edificio. E se le telecamere mi seguono, vediamo tra queste fotografie quelli che sono i protagonisti della vita della chiesa potentina, e non a caso ci fermiamo su un personaggio che è appunto Sua Eccellenza Aurelio Sorrentino, anche vescovo di Reggio Calabria Bova, è già vescovo di Potenza, e a lui si deve proprio una preghiera che è stata scritta appositamente in onore di San Gerardo. Quella che è la cripta, in un certo senso, sotto l'altare maggiore della cattedrale di Potenza. Siamo nella cattedrale dedicata prima all'Assunta e poi a San Gerardo, e come potete vedere a terra tutta una serie di tarsie marmorei e particolari che appartengono alla definizione tarda settecentesca dell'edificio. Ma la parte importante, come le telecamere vi possono fare vedere qui con Medito TV, tutta una serie di pietre, un camminamento che ci fa notare anche con l'illusione ottica degli specchi di quella che è l'impianto basilicare paleocristiano di tale struttura. Quindi parliamo del IV-V secolo d.C., e proprio durante i lavori di consolidamento del settore absidale
sono stati trovati negli anni 70 i resti di con queste pietre grandi ben connesse che distavano poco meno di un metro da quello attuale. Sì, era proprio l'abside del Duomo medievale. Melito TV incontra Don Antonio Savone, che è parroco da settembre qui della cattedrale, quindi una presenza giovane, ci permettiamo di dire, all'interno di un contesto che ha tanta storia sedimentata. Questo luogo di culto che cosa rappresenta? Perché San Gerardo sappiamo benissimo che è il vostro patrono, e che cosa rappresenta per i potentini? Sì, questo luogo è il cuore della città, oltre che della diocesi, perché è la cattedrale, è la sede del nostro vescovo. Noi proprio pochi giorni fa abbiamo celebrato la festa del patrono San Gerardo, e qui si è riversata tutta la città per venerare le spoglie di San Gerardo, e per la prima volta, grazie al nostro arcivescovo, sono stati presenti a questa celebrazione anche tutti i sacerdoti della diocesi, proprio per significare la comune appartenenza a questa stessa chiesa da parte di tutti. In questa sagrestia che ci dà il senso e il gusto di un tempo, no? Questo soffitto ligneo, e in mezzo a queste bellezze, insomma, di tale ambiente, si vedono i quadri, o meglio le raffigurazioni, come si usava un tempo, di quelli che sono stati i vescovi succedutesi qui. E con la vicina Reggio, tra Reggio e Potenza, c'è Sua Eccellenza Monsignor Aurelio Sorrentino, che è stato una presenza di spicco di questa diocesi. Sì, è stata una figura importantissima, anche perché lui succedeva ad un vescovo di cui è in corso il processo di beatificazione, Monsignor Bertazzoni, che veniva da Mantova. Monsignor Sorrentino ha ricevuto una eredità notevole, e lui, dobbiamo dire, che l'ha saputa in qualche modo fruttare, perché si deve a lui anche l'unificazione della diocesi. Attualmente la diocesi è Potenza, Muro Lucano, Marsico Nuovo. Non solo, grazie a lui sono stati fatti anche dei lavori qui in cattedrale, che poi hanno portato alla erezione della cattedrale a Basilica Minore nel 1980. Purtroppo poi, dopo un mese dalla riapertura della cattedrale, fu chiusa per via del sisma del 23 novembre dell'80. Che danni portò il sisma nel 1980? Qui la cattedrale è stata chiusa per diversi anni, sì, molte lesioni, in città ci sono stati anche dei morti in quella circostanza, quindi questo ha in qualche modo influenzato tantissimo proprio la vita della città e della chiesa di Potenza, sì. Un messaggio in conclusione dalla Chiesa Potentina alla Chiesa Regina? Venite a visitarci, no? Visto che abbiamo un'eredità comune, che è Monsignor Sorrentino, lo stesso pastore. Forse non abbiamo tante bellezze come la vostra terra, ma abbiamo comunque una storia di cui vantarci. Invece possiamo dire che abbiamo delle bellezze comuni, all'insegna di una condivisione del nostro patrimonio artistico e, perché no, anche umano. Grazie a lei. Grazie.